Ma secondo voi, da quant'è che stavo cercando un'inquadratura come questa? Spero sia la definitiva, eh? Speriamo. Salve a tutti, bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi devo dire che sto facendo un video doveroso. Oggi vi racconterò della mia trasferta a Perugia. La trasferta a Perugia per andare a vedere i Flash God Apocalypse. Era doveroso farlo, però sinceramente avrei voluto regalarvi due video in questa settimana, oltre a questo, cioè un video in più, diciamo, questo volevo fosse extra. Ma come al solito, purtroppo, tra vari impegni e la voglia di mettersi qui davanti al PC e fare cose, vi riesco a portare un video, solo questo. Spero comunque sia sufficiente. Questo era doveroso perché, voglio dire, dopo aver vissuto un'esperienza del genere, era doveroso sedermi qui questa sedia e raccontarvi quella che è stata la mia trasferta a Perugia, perché veramente andare a vedere i Flash God Apocalypse a casa loro poi è stato qualcosa di incredibile, incredibile. Il consiglio che vi do è quello di andare a vedere i Flash God Apocalypse se vi capita. Se vi capita, andateli a vedere. È qualcosa di un'emozione che veramente è un'emozione che se non la vivete sulla vostra pelle non potete capirlo. Soprattutto poi se conoscete le loro canzoni, ci state in fissa come me e andate a leggere i testi e li capite. Cioè, nel senso, loro sono molto filosofici, sono molto, trattano argomenti molto pesanti e devo dire che andarli a vedere live è stato incredibile. È stato quasi un sogno che si avvera da quando li conosco. Allora, cominciamo a dire che questo viaggio me lo sono dovuto fare da solo, anche se non ci credevo. Diciamo che non credevo di andarci finché non ho preso i biglietti e non ho preso comunque sia la stanza per dormire. In poche parole, l'ho presa 2 giorni prima, se non mi sbaglio, 2 o 3 giorni prima. Io non ero sicuro di andarci, cioè ero molto in forze nonostante lo stavo progettando da tempo. Avevo visto gli orari di lavoro e ho visto che comunque sia facevo un orario di mattina e subito il giorno dopo un orario di sera. Per cui ho fatto, perché non dovrei andarci? Quindi, quando vidi gli orari, cominciai a dire ai miei amici: ehi ragazzi, ma perché non andiamo a vedere i Flash God Apocalypse a Perugia? Chi non poteva, chi non voleva. Dopo 2 settimane, poi mi venissero a dire che non gli dico mai niente. Dopo 2 settimane ho preso i biglietti e sono fatto fatti i bagagli e sono partito per la volta di Perugia, dall'Urban Club, per andare a vedere questi maestri, questi veramente mostri da palcoscenico. Allora, partiamo con il... Vi faccio vedere, ho fatto le storie su Instagram, adesso le vado a prendere, proprio direttamente da Instagram, e vi faccio vedere come stavo praticamente prima di partire. Allora, raga, non c'avete idea del fomento che ho addosso per andare a vedere i Flash God. Oggi sono stato tutto il tempo al lavoro a di cazzo, mi vado a vedere i Flash God, mi vado a vedere i Flash God. Mamma mia, fomentatissimo, sto per partire e mi aspettano un paio d'ore e mezza di macchina e niente, oggi sarà la prima volta che li vedo, sto contentissimo, ci vediamo fra un po'. Raga, voi veramente non ci avete idea del fomento che ci avevo addosso. Cioè, quel giorno è stato incredibile. È stato veramente così che io stavo lì al lavoro che saltavo a destra e a sinistra. I miei colleghi mi vedevano, oh, che tipo stavo, oh, vado a vedere i Flash God. Ero veramente contento, ma mamma mia se ero contento. Niente, in poche parole, poi ho preso la macchina e mi sono fatto queste 2 ore e mezza, 2 ore e mezza, sì, 2 ore e 40 di viaggio da solo. La strada non è stata tanto malvagia, pensavo di pagare di più di casello, ci ho messo un pochino perché pioveva, poi sono riuscito ad arrivare a dove alloggiavo. In poche parole, niente, sì, sono arrivato lì, mi sono riposato quella mezz'oretta più o meno, in tempo di mettere in carica il telefono, erano le 6:30, per le 7 più o meno sono ripartito, sono partito e in direzione dell'Urban.
E adesso vi faccio vedere anche le storie di quando stavo per ripartire per andare all'Urban. Allora, raga, come avete visto, sono arrivato a Perugia, ho lasciato la roba nella stanza. Mamma mia, qua piove. Che vita de merda. E sono le 7, le 8 meno 10 e andrò a mangiare qualcosa, anche se attualmente non è che ho fame. Devo mangiare qualcosa e poi vado. Mamma mia. Mamma mia, raga. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. La peggiore delle cose è stata quando mi sono reso conto che in tutto questo io pensate che, vabbè, ho fatto lo zaino con praticamente il cambio, solamente il cambio e il caricabatterie e una bottiglia d'acqua. E in poche parole mi sono scordato la mascherina FFP2 perché è l'unica, cioè l'unico posto dove serve è un concerto e io me la sono scordata. E fortunatamente il signore della casa dove sto praticamente a dormire me ne ha data una lui, gentilissimo. Mamma mia, penso, io ho detto, ma hai salvato la vita. Ma proprio salvato la vita. Cioè, io pensate, vado a un concerto senza mascherina. Bravo, bravo, bravo Dani. Allora, a parte che mi sono scordato la mascherina, parte quello, e per fortuna me l'ha data il signore dove alloggiavo, e ho detto vado a mangiare. Sicuramente, spoiler, non ho mangiato. Vi dico solo questo. Allora, arrivo praticamente all'Urban Club, erano le 8 meno 10, mi correggo, quindi, cioè, le 8 meno 10 quando sono partito, arrivo all'Urban Club, ci metto una ventina di minuti forse, non era tanto lontano comunque sia da Perugia, era fuori Perugia, fuori se così vogliamo dire, ma era tipo una zona industriale. Allora, arrivo lì, a parte che non c'era nessuno appena sono arrivato perché era ancora presto, erano tipo le 8 e 10, adesso non me lo ricordo, era prestissimo comunque, mamma mia. Cioè, arrivo lì, questa ve la devo raccontare, in poche parole c'erano 4 ragazzi lì fuori. Io vedo lì aperto l'Urban, ho fatto vabbè, entro dentro, tutto bello, tranquillo, arrivo, entro. Però ovviamente stavano ancora sistemando con tutto quanto. Insomma, alla certa non mi ricordo adesso chi era. Oddio, non mi ricordo se erano i Nightland o i Genus, perché c'era un ragazzo lì, siccome poi non li conoscevo fino a quel giorno. Ora non mi ricordo chi erano, a cui ho chiesto. Vabbè, insomma, stavo lì dentro, ma è ancora chiuso, vero? E lui mi risponde: non lo so, noi dobbiamo, io devo suonare. Tipo, porca miseria. Vabbè, insomma, niente, sono uscito e ho aspettato fuori. Infatti, giustamente, erano i cancelli li aprivano alle 9:30, voglio dire. Era un po' presto. Succede che, vabbè, mi metto lì fuori e comincio a fare amicizia con i ragazzi che erano lì fuori. Piano piano si comincia a riempire lì fuori. Tra l'altro ho conosciuto, oltre ai ragazzi che già c'erano, degli altri ragazzi che venivano da Roma, che poi con cui poi ho condiviso la transenna. Sono veramente, veramente simpaticissimi, che saluto. Raga, ci siamo un sacco divertiti, sono proprio contento di avervi conosciuto. Sono contento di aver conosciuto tutti lì, è passata veramente una bella serata. Saluto tutti quelli che sono stati con me quella sera. Vabbè, poi ci arriverò anche agli altri. Vabbè, in poche parole, arriviamo al sodo. Alle 9:30 stavano per aprire i cancelli. Che succede? Raga, lì ho sbiancato una cifra. Quelli sono i momenti, ci stanno dei momenti in cui, in poche parole, certe volte non devi guardare in faccia a nessuno, nonostante io ero tra i primi che era arrivato. Stavano aprendo i cancelli e ci dovevamo mettere in fila. Succede che praticamente tutti quanti si cominciano a calcare per andare in fila senza rispettare l'ordine di arrivo, e io lì ho dovuto per forza non guardare in faccia a nessuno. Vabbè, ci mettiamo in fila. Ah, la cosa più bella che mi ricordo. Ci mettiamo lì in fila per aspettare che ci chiedano il biglietto. Allora, succede che praticamente fanno entrare il primo ragazzo, il butta fuori che stava controllando i biglietti, entra un attimo dentro, si mette un altro lì, arrivano i Flash God che devono entrare. Regà, ve lo giuro, arriva Francesco, c'era Francesco, Eugene, non mi ricordo se c'era pure Francesco, sì, c'era pure Francesco Ferrini, Francesco Paoli, Francesco Ferrini e Eugene. Arrivano lì, ovviamente il butta fuori, ovviamente mica tanto, il butta fuori lo ferma e gli dice: dove state andando? Io, regà, lì per lì stavo per sbottare ridere. Che poi, tra l'altro, la ragazza che mi stava davanti si gira
li vede e stava tipo per avere un infarto, perché poi era il primo concerto che si faceva. Se li si trova davanti Francesco e tipo io pure stavo lì, oh mio Dio. E insomma il buttafuori gli dice: dove state andando? Dobbiamo suonare. Tipo, cioè raga, vi rendete conto? È vero che non c'avevano il pass, non c'avevano quello che vi pare, però cioè, vabbè, andiamo avanti. Allora, in poche parole, io riesco a entrare tipo tra i primissimi, proprio tra i primissimi ad entrare, e la transenna proprio mi ci sono fiondato, non me ci sono staccato manco, guarda, con le cannonate. Sono riuscito a prendere la transenna. Andiamo a parlare dei gruppi che hanno suonato, perché se no non la finisco più. Allora, ora vi parlo dei gruppi che hanno suonato, così almeno andiamo al sodo, se così vogliamo dire. Primo gruppo che ha suonato, i Genus Ordinis Dei. Questo gruppo mi è arrivato all'orecchio più di una volta, mi è stato nominato più volte, mi hanno detto: questi so fichi, vatteli a sentire, questi so belli, questi so bravi, e niente. Sono andato ai Flash God, che non li conoscevo, e mi sto mangiando le mani. Tra l'altro hanno fatto un'esibizione devastante ed hanno un concept che veramente spacca i culi. Quindi probabilmente in futuro ne parleremo nel canale, analizzeremo il concept, perché mi hanno raccontato un po' di cose, cioè me l'hanno spiegato brevemente. Credo che valga la pena di farci un video sopra sui Genus Ordinis Dei. Allora, calcolate che io non li conoscevo, vabbè, avevo sentito dal ragazzo che avevo conosciuto lì in transenna: ma dove se lo mettono il cantante? Adesso non mi ricordo come si chiama. È alto, è un armadio, è alto, grosso e tutto quanto. Io lì per lì ho fatto: boh, vabbè, sarà alto però. Quando è sceso, raga, che l'ho visto, ho fatto: porca miseria, questo è un bestione. Allora, perché, che era successo? In poche parole, avevano allestito il palco con dietro tutta quanta la roba dei Flash God, perché dietro c'era, vabbè, c'era la batteria di Eugene, c'era il piano di Francesco Ferrini, e praticamente un rialzo per mettere il tutto quanto. Quindi hanno dovuto mettere tutto quanto più avanti, e c'era pochissimo spazio per loro sul palco. Il palco era grande, per carità, però il problema era per le band che suonavano prima di Flash God. Allora, e parlando proprio del gruppo in sé per sé, sono stati bellissimi, cioè sono stati veramente fantastici, Genus Ordinis Dei, e vi dirò di più, sono stati la rivelazione della serata. Avevano portato tra l'altro le macchine per il fumo e avevano fatto una coreografia incredibile. All'ultima canzone, se non sbaglio, erano partite tipo le colonne di fumo che si alzavano, e regà, fidatevi che erano, c'è di un impatto che neanche ve lo immaginate. I Genus Ordinis Dei, se vedevo di tutto, se vedevo di la verità, vale la pena di andarli a vedere, ma proprio a mani basse. Se mi dovesse ricapitare di vederli, comunque sia che vengono magari qui nei dintorni, ci vado proprio, guardate, con la rincorsa. Tra l'altro mi devo studiare le canzoni e mi devo risentire, cioè mi studio il concept e mi sento le canzoni questa volta. Allora, per quanto riguarda i Nightland, ho forse un po' di meno da dire. È comunque un buon gruppo, un bel gruppo, hanno fomentato parecchio, hanno tenuto alto comunque sia l'hype per quanto riguarda i Flash God. Fanno un genere molto accattivante, non dico simile a quello dei Flash God, però è molto simile a quello di Genus Ordinis Dei. Secondo me ci si avvicina parecchio. Per quanto riguarda i Nightland, un buon gruppo, ha fomentato, ha fatto, diciamo, quello che doveva fare. Allora, per quanto riguarda i Flash God, non vi voglio andare ad analizzare la setlist. Voglio soffermare un po' più sulle emozioni che mi hanno trasmesso lì per lì i Flash God Apocalypse. Emozioni che veramente sono uniche. Vi posso assicurare che finché non vi trovate in transenna con davanti Francesco, Veronica e tutti quanti, non potete capirle. Ve lo giuro, regà, io mi sento, io è da quando sono uscito da lì che non riesco a spiegare le emozioni che ho provato in quella serata. Ve lo giuro, ci ho provato, è una settimana che sto cercando le parole, è qualcosa di unico, regà. È per questo che vi dico, andate a vedere i Flash God, se vi dovesse capitare, andate a vederli, perché raga, sono mostruosi. Allora, della setlist vi devo parlare, perché diciamo che alcune canzoni le devo nominare assolutamente. Allora, in poche parole, la canzone
che mi ha fomentato di più di tutte è il Intro War. Il Intro War, raga, voi non c'è idea, a parte mo c'ho i brividi per raccontarvelo, ma io quando stavo lì, mamma mia, fermatevi, mi ha dato una carica, ma una botta di vita che è stata proprio devastante. Poi, vabbè, c'è stato Sugar che ve lo racconto a fa, cioè Sugar, raga, era assurdo. Cioè il fatto di potermi trovare lì davanti e poter cantare Sugar insieme a loro, a tutti quanti, capite perché vi sto dicendo? Quelle sono emozioni che veramente si provano solo se si riesce a partecipare a una cosa del genere. Monna Lisa, cioè raga, è bellissima. Monna Lisa è, cioè, ha scontato che lo facessero, che la facessero come canzone. Tra l'altro c'era la ragazza che stava di fuori, che era una delle sue canzoni preferite, e diceva, siccome poi tra l'altro era il suo primo concerto, non sapeva se la facessero comunque sia. Io lì per lì gli volevo dire, ma secondo te no, ma ti pare che non fanno Monna Lisa? Ma adesso, ma da che mondo è mondo? Perché non dovrebbero fare Monna Lisa? E infatti pure Monna Lisa è stato veramente troppo bello cantarla insieme a tutti quanti. E qui mi ricollego anche a un altro discorso, che voglio parlare della bravura di Veronica, perché raga, vederla proprio sul palco live, cioè io sono un grande fan di Veronica. Vederla cantare live per me, cioè avercela davanti, cioè è incredibile, cioè... E poi c'è un'altra canzone, adesso non mi ricordo qual era, forse era Cold as Perfection o The Fool, adesso non ricordo. A parte che io sono un grandissimo, cioè se tra tutti devo scegliere il mio preferito dei Flash God è Francesco Ferrini, il pianista. Raga, a me quel piano, cioè come lo suona lui, io non lo so. Io veramente ho un, come posso dire, un debole per le tastiere, voi lo sapete, ma come suona il piano Francesco, ma il piano, cioè... Io non c'ho parole. Io, raga, voi state vedendo un video dove praticamente sto andando avanti a dire io non ho parole. Ma perché è vero? Cioè, ve lo posso giurare, è impossibile descrivere un'emozione del genere. È impossibile. Non ho le parole. Non ho le parole. Allora, poi diciamo che volevo dedicare altri 30 secondi a The Fool, perché Francesco Paoli ha dedicato questa canzone, Francesco Paoli, ma tutti i Flash God, hanno dedicato questa canzone a Trevor Sternad dei The Black Dahlia Murder. Allora, in poche parole, vabbè, lo sappiamo un po' tutti, per chi non lo sapesse, Trevor Sternad è venuto a mancare qualche tempo fa. Francesco ha voluto fare questa dedica a Trevor, dicendo che appunto la musica, il death metal proposto dai The Black Dahlia Murder era, non dico diverso, era molto approvato, lui ha provato a portare un tipo di death metal un po' più europeo da quello che appunto diceva Francesco in America. Diciamo che Trevor ha, se così vogliamo dire, aperto tra molte virgolette un mondo al death metal, ed è per questo che forse tantissimi lo ricordano, proprio per questo motivo. Io purtroppo non posso parlarvi di Trevor perché i The Black Dahlia Murder non li conosco abbastanza, però dalle parole che ha tirato fuori Francesco mi ha fatto capire questo, e appunto ha voluto dedicare The Fool a Trevor proprio perché The Fool è dedicata appunto a chi intrattiene, chi lo fa proprio per lavoro, intrattenere il pubblico, chi intrattiene e viene intrattenuto, come ha detto appunto Francesco. Quindi niente, ultima proprio special mention la voglio dare a The Violation,
The Violation, che mamma mia, quando è partita la intro di The Violation, io stavo lì e ho detto: ma voi siete matti. È stato bellissimo, è stato veramente troppo bello cantarla, cioè cantarla nel senso intonare la intro di The Violation. Assurdo, veramente, veramente assurdo. Penso comunque sia di aver detto un po' tutto, cioè nel senso queste sono, diciamo, un po' tutte le emozioni che ho provato in questa giornata. Saluto il ragazzo che ho incontrato in transenna, che mi conosceva e che mi ha chiesto appunto se comunque sia portassi il video. Beh, penso te ne sarai reso conto, eccolo qui il video. E soprattutto saluto un'altra persona che, a parte tutti quelli che ho conosciuto, a parte i ragazzi di Roma, anche un ragazzo che stava vicino a me in transenna, che ho conosciuto nel 2010 forse, al primo concerto di Rhapsody of Fire, quando tornarono appunto all'attivo. Signori, detto questo, poi vabbè, niente, sono tornato in stanza e la mattina alle 8 mi sono svegliato per tornare a casa. E me la sono rifatta tranquillamente. È stata veramente un'esperienza magnifica. Un'esperienza che sì, ho vissuto da solo, ma mi sarei mangiato le mani a non averla fatta. A conti fatti, un discorso che voglio farvi è appunto che io l'ho sempre detto: regà, a costo di andare da soli, andate, perché poi vi perdete un'esperienza del genere. E fidatevi che non vale la pena perdere un'esperienza del genere solo perché nessuno vi accompagna. Abbiate la forza di partire e andare anche da soli. Fidatevi, io sono andato più volte anche a Milano da solo. Sono andato a vedere i Rhapsody of Fire. Sono andato a vedere, sì, la reunion dei Rhapsody, i Sabaton, i Glory Hammer da solo. 8 ore di Pullman da solo. E però fidatevi, cioè sono esperienze che vi rimangono. A conti fatti vi dico che non vale la pena poi rimanere a casa e avere rimpianti poi di non essere andati, perché come ho sempre detto, quello che comprate alla fine di una serata non è solamente un CD, una maglietta. State praticamente comprando, tra molte virgolette, comprando dei ricordi, perché quando poi andrete a prendere quel CD o comunque sia qualsiasi cosa che avete preso, quella maglietta o qualsiasi cosa sia, vi ricorderete della serata che avete passato. Saranno solo bei ricordi. Detto questo, signori, io vi ringrazio veramente tanto per essere arrivati fin qui, per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Soprattutto grazie a chi c'era, chi ha passato anche solo quei 5 minuti della serata con me. Anche solo quelle due parole che ci siamo scambiati. Prima di lasciarvi, vi ricordo che se il video vi è piaciuto e comunque il contenuto, diciamo, ecco, vi è piaciuto e pensi che comunque me lo sia meritato, lascia un bel mi piace. E se ancora non sei iscritto al canale e ti piacciono i miei video, cioè i miei contenuti, iscriviti, così almeno non ti perdi i prossimi video. Non per altro, cioè, voglio dire. Signori, grazie a tutti di nuovo. Ci si becca la settimana prossima. Ciao a tutti.